narrativo, storico, cronachistico della giornalista Ilaria Simeone, pubblicato da Neri Pozza, direi esige, obbliga a parlarne, perché insomma l'uomo fa il male e non è giusto che il male che viene fatto sia dimenticato. Questo vale per il passato, vale per il presente, vale per l'olocausto ebraico e per tutto quanto l'uomo ha subito ingiustamente e con estrema malvagità. Questi sono tre casi di persecuzione, diremmo, di processuale a delle donne e a dei gruppi che è avvenuto in varie città italiane al tempo in cui, purtroppo devo dire, lo Stato e la Chiesa erano uniti. Perché la libertà nasce dalla separazione tra Stato e Chiesa. Se lo Stato e la Chiesa sono uniti, accade un fatto gravissimo, come devo dire accade nell'Islam, che la religione occupa il campo del diritto. E questa è di una gravità enorme, enorme, perché le norme religiose sono molto più severe, molto più interne all'uomo di quanto siano le norme giuridiche. E poi non lasciano scampo, perché se lo Stato accetta i dettami della Chiesa, non c'è la possibilità di ricorrere all'uno contro l'altro. Ecco, Ilaria Simeone parla di tre casi, una di una povera disgraziata che veramente fa pena proprio leggere la vicenda, una certa Caterina dei Medici, nata da umilissime famiglie, umilissimi lavori, sbattuta dall'uno all'altro, tutti ad approfittare di lei come donna, a farle fare i figli, e poi improvvisamente quando va ad un certo aristocratico, un certo Melzi, costui ha dei dolori addominali. E siccome i medici non capiscono che dolori abbia, ovviamente quando non si capisce da dove viene il male viene dal demonio. E il demonio si incarna in questa Caterina e c'è un processo orribile a questa povera disgraziata, molto dignitosa, devo dire eroica, proprio ha ragione il titolo, insomma che piagata, torturata, seviziata, eccetera, mantiene dignità e dice ovviamente, come è noto, che è stata fatturata dal demonio, perché ormai quando uno non sa più niente che fare, confessa la menzogna, non confessa la verità. E quindi sotto torture, sotto sevizie, dice che è stato sì, d'accordo col demonio, eccetera, eccetera, e che voleva far queste fatture a questo aristocratico senatore Melzi perché voleva sposarsi. Però i giudici non sono d'accordo, deve andare più in fondo. Allora si finisce col dire invece no, perché voleva proprio ucciderlo. E per l'uccisione c'è la pena di morte. E quindi questa povera disgraziata, insomma, finisce dove finisce. E impiccata e bruciata. L'altro caso è un caso più, diciamo, generale ed è quello, il primo era del 1616, il secondo è del 1587, addirittura sono 35 imputazioni, magistrature varie, una terribile inchiesta, violentissima, e distrugge una comunità, distrugge proprio letteralmente una comunità a Genova. L'ultimo caso, anche questo tristissimo, di una certa Maria Benedetti, che anche lei accusata di stregoneria,
viene bruciata. Ecco, devo dire, insomma, è orribile, tutto questo è veramente orribile. La narratrice, la Simeone, ha il merito di farci seguire le cose individualmente, e questo colpisce di più, addolora di più, perché quando si dice sono morte un milione di persone, in certo senso il numero generale, generico, non colpisce, ma vedere gli interrogatori, perché abbiamo tutto, rigo per rigo proprio, quindi possiamo seguire queste povere disgraziate che a un certo punto cedono, confessano quello che non hanno fatto pur di risparmiarsi le torture, e poi però sono comunque bruciate o impiccate e bruciate. Ecco, queste insomma, sono cose che meritano testimonianza. La Simeone narra con molta asciuttezza e serietà documentaria, e insomma, un libro che veramente merita di essere letto.